una sorta di caccia alle chiese sorelle. Cartina alla mano, sabato pomeriggio, più di 250 bambini con le loro famiglie si sono cimentati nel centro storico di Bologna, ma non solo, alla ricerca dei luoghi di culto non cattolici o di rito bizantino, che hanno aperto le loro porte e accolto gli insoliti ospiti all'interno del calendario della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. L'evento, proposto dall'Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso e dall'Ufficio Catechistico Diocesano, si è svolto per la prima volta in città e ha avuto un discreto successo. Tante le domande rivolte dai bambini, ma anche dai genitori, nel cercare di capire le diversità dei riti, le pratiche religiose, i sacramenti, la pastorale e in fondo anche un po' di teologia. Dalle icone delle chiese ortodosse alle celebrazioni della chiesa metodista. La conclusione per tutti nella cripta della cattedrale, per un ultimo momento di preghiera. È un ecumenismo, potremmo dire, fatto dal basso, con le famiglie che si mettono in ricerca, non fatto quindi di capi o di presbiteri o di responsabili delle chiese, ma proprio dalla gente comune. E per tutti è una scoperta davvero bella. Sono tanti i punti in comune, anche con le nostre liturgie, ma anche le diversità. E quindi anche i bambini sono poi entusiasti nel ritrovare quello che già conoscono e scoprire cose nuove.